E ciao a tutti e bentornati nella nostra città di Tutora, la vostra serie tutorial per City Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo fatto questo inizio di città e ci siamo occupati dell'energia e dell'acqua e delle fognature. Non abbiamo letteralmente fatto altro e quindi oggi è tempo di continuare un pochino e di scoprire un po' di cose nuove. Innanzitutto però, prima di iniziare, voglio spiegarvi un piccolo segreto del gioco. Se avete visto il mio video precedente, avrete scoperto che avete due tipi di sblocco per le meccaniche. Avete gli obiettivi e ogni obiettivo vi sblocca cose nuove, costruzioni nuove, altri servizi, eccetera. E avete lo sviluppo, dove invece ottenete dei punti che potete spendere per sbloccare cose nuove. Tutto ciò che è negli obiettivi è qualcosa di obbligatorio. Quindi, ad esempio, abbiamo sbloccato la clinica, la gestione dei rifiuti. Sono tutte cose che dobbiamo fare, altrimenti la nostra città non funzionerà, fallirà, eccetera. Ma le cose nello sviluppo sono tutte cose opzionali. Io posso continuare ad andare avanti fino alla fine solo con la centrale a carbone. Posso andare avanti fino alla fine solo con i servizi di base dell'acqua, eccetera. Questo vale per tutte le voci. I mezzi pubblici non vi servono se così non volete. Per cui, questa credo sia una precisazione importante. Non fatevi spaventare o preoccupare dalla quantità di cose che potete sbloccare, perché non c'è fretta nello sbloccarle e letteralmente nessuno vi obbliga a farlo. Detto ciò, se non erro abbiamo piazzato qui la clinica l'ultima volta e stavamo aspettando che crescessero un po' di casette. E adesso abbiamo della richiesta per la bassa densità. Per cui andiamo a soddisfarla, andiamo a prendere la nostra strada, facciamo un dritto per dritto. Un altro piccolo segreto: se non riuscite a beccare l'angolo corretto, volete fare un 90 gradi e continua a venirvi fuori 89, 92, 89, andate più dritti, superate l'angolino e create un altro nodo. Poi andate a cancellare quello che è stato aggiunto e voilà. Semplice, no? Andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra parte. Perfetto. E adesso andiamo ad aggiungere un po' di casette. Andiamo a colorare in modo molto classico. Perfetto. Per la clinica direi che per il momento la lasciamo lì, non andiamo ad aggiungere nulla e mettiamo un altro paio di casette qua dietro. Perfetto. Ora dobbiamo pensare un po' anche all'industria. Noto che abbiamo una grande foresta qui e una delle cose iniziali più importanti da fare sono l'industria specializzata del legno e quella del cibo. In questo caso non possiamo ancora farla, vedete, sono bloccate fino al livello 3 della città, quindi pensando al futuro io vado a non occupare questa foresta, la sfrutterò più avanti. E quindi vado a sbloccare un pochino di tiles. Vedete che abbiamo un po' di spazio. Abbiamo questa che possiamo sbloccare. Abbiamo questa e abbiamo questa. Secondo me sono più che sufficienti. Quindi andiamo a prendere le strade e andiamo a fare un po' di griglia. Vedete che qua la griglia si è rotta. Non è un problema. Usiamo il trucchetto che vi ho svelato l'altra volta. Quindi andiamo a far così e adesso la griglia non si romperà se fate le cose fatte bene. Vedete? Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su City Skylines 2. Andiamo a farlo magari fin da questo punto. Vedete che qua la griglia si è rotta. Questo vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, probabilmente nell'angolo. In questo caso possiamo andare a provare a fare una correzione. Adesso un po' più dritta. Si è rotto solo questo angolino. Non è un problema. Possiamo correggerlo semplicemente con una stradina pedonale. Adesso la andiamo a togliere e dovrebbe essere corretto. Voilà. Andiamo quindi a richiudere questo quadrato
e andiamo a fare anche questo. Abbiamo tanta richiesta industriale, quindi andiamo ad aggiungere un po' di industria in questi due quadrati che abbiamo fatto. Visto che siamo qua, andiamo anche ad aggiungere un incrocio. Come prima, vedete, non riesco a beccare il 90, c'è 91 e 87. Non c'è problema. Proseguiamo un pochino oltre, poi andiamo a cancellare la strada e voilà. Andiamo ad aggiungere l'industria e siamo a posto. Abbiamo nuovamente richiesta di negozi. Non c'è problema. Andiamo quindi a fare i negozi. La clinica, abbiamo detto, la lasciamo stare, quindi andremo a fare un po' di negozi qua ad angolo. E poi andiamo a fare una piccola casetta qua. Secondo me non può crescere una casetta qua. Proviamo con la casetta schiera, ma non avendo richiesta dubito crescerà. Se non crescerà, ci andremo a mettere un parco quando li sbloccheremo. E adesso dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza e aspettare per vedere come crescono le cose. Abbiamo un'altra richiesta da soddisfare. Dobbiamo piazzare un cimitero. Le cliniche vanno soltanto a curare i pazienti. Se i pazienti muoiono, non possiamo curarli. Quando andrete a selezionare il cimitero, laggerete tantissimo. È un bug, ma non vi preoccupate, verrà risolto in futuro. Per il momento, però, dovrete adattarvi. E così è quello che sto facendo io. Vado quindi a piazzare il cimitero. E vado a piazzare una strada che va dritta per dritta. Si è rotta la griglia, la strada non era a una distanza giusta. Non c'è problema. In questo caso possiamo fare una cosa di questo tipo fino a che non saremo alla distanza che vogliamo raggiungere. Nel mio caso volevo raggiungere questa distanza e adesso siamo a posto. Possiamo andare a aggiungere un altro paio di angolini. Perfetto. E se il gioco ci chiede qualche casetta a schiera in più e vedo che lo sta facendo, noi possiamo soddisfarlo. Andiamo quindi a controllare che non ci siano altri sviluppi. No, non ci sono. Bene. E allora andiamo a piazzare un po' di casetta schiera. In questo caso possiamo seguire un pochino di più. Ecco qua. E lasciamolo fare. I rifiuti aspetto di fare il prossimo livello, perché voglio sbloccare un edificio apposito che è molto più utile della discarica. La discarica non vi consiglio di utilizzarla. Secondo me, personalmente, non ne vale la pena. Ora, mentre siamo nell'attesa, vi spiego qualcos'altro. Le strade. Potete vedere una strada quanto è lunga, dove va, dove porta, semplicemente illuminandone il nome. Ma non è finita qui. Cliccandoci sopra vi mostrerà il flusso del traffico, con la spiegazione, se ci mettete la freccia, il volume del traffico, con la spiegazione, la lunghezza della strada, la condizione, il mantenimento, e potrete cambiare il nome. Quindi molto simile a Cityscalans 1, ma effettivamente un pelo migliore. Ora, vedo che qua il gioco vuole altre casette normali, non a schiera questa volta, per cui vediamo di soddisfarlo. Prima di tutto, qua posso mettere un'altra casetta a sfera. Quindi, per quanto riguarda le casette normali, io andrei a fare qualcosina di un po' originale qui. Quindi andiamo a far così, così e così. E poi andiamo a fare altre casette qua sul lago. Ecco qua. Ho sbagliato completamente il tipo di casette che volevo mettere, quindi non c'è problema. Vado a sostituirle. Mi basta far così. Questo lo andiamo a cambiare perché non è quello che volevo. Una cosa molto importante, come vi ho insegnato in Cityscalans 1, è non aver paura di distruggere, di cancellare. Se qualcosa non va bene, toglietelo, rifatelo. Verrete sempre rimborsati di circa l'80% del costo, per cui ne vale assolutamente la pena. E queste casette dovrebbero avere, in teoria, un ottimo valore del terreno, visto che sono sull'acqua. Vedremo se sarà così anche in Cityscalans 2 quando avremo il grafico a disposizione.
Per quanto riguarda il traffico, al momento abbiamo assolutamente zero problemi, per cui non facciamoci paranoie né altro a riguardo. Se ci troviamo qualche problema, magari potremmo mettere una rotonda qua in mezzo, ma non ne vedo neanche il senso. Per cui adesso non ci rimane che aspettare un pochino e goderci la costruzione. Cities Skylines è un gioco bello anche per questo motivo, perché potete letteralmente prendere le cose con calma e gustarvi la crescita, gustarvi il traffico che si muove per la città, gustarvi le notifiche. Ad alcuni piacciono, ad altri no. Ok, abbiamo di nuovo richiesta industriale, che non è stata soddisfatta da questa industria che si sta creando. Per cui possiamo andare a farla da soli. Controlliamo un attimo la lunghezza. 128 metri, facciamolo di nuovo, 128 metri. E andiamo a mettere anche qua. Industria. Perfetto. Il gioco non è soddisfatto con quelle casette che abbiamo appena fatto, per cui noi possiamo andare a fare un'altra cosa, e cioè fare una strada che vada, mettiamo in pausa, a girare intorno al lago. Ecco qua. Perfetto. Ora andiamo a seguire la griglia che abbiamo sempre fatto. Quindi ...90 gradi dobbiamo fare. Perfetto, esattamente quello che volevo. Perfetto. Ecco qua, quando sbloccheremo questo quadrato potremo andare anche ad aggiungere lì qualcos'altro. Ora, visto che abbiamo sbloccato ancora un bel po' di casette, andiamo a sfruttarle. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Queste casette dovrebbero ridurre un po' la richiesta che stiamo sperimentando. Ora, abbiamo richiesta di negozietti, per cui andiamo a piazzarli. Qua possiamo fare angolo senza problemi. Anzi, non facciamolo giusto per dire che abbiamo aggiunto una stradina. Ecco qua. Perfetto. Dicono che l'energia continua a saltare. In teoria vorrebbe dire che l'elettricità non arriva in tempo qua col carbone, ma è impossibile. Qua continua a dire che le fognature non funzionano come dovrebbero, che è un po' impossibile. Quindi vedete, ci sono ancora un pochino di bug che devono essere sistemati un po'. Allora, continuiamo ad avere richiesta di casette normali. In questo caso io direi di fare un ultimo passaggio. Ma no dai, siamo già a posto così. In questo caso andiamo a fare un po' della mia famosa
griglia organica di cui vi ho tanto parlato e tanto spiegato in Cities Skylines 1. Ok, spiace per questa casetta che è fuori zoning ora, ma cose che capitano. Questo è un problema. Quindi dovete capire anche che Cities Skylines 2 fa un po' più fatica con le cose in pendenza. Ad esempio, questa cosa sarà un grosso problema di pendenza. Quindi noi andiamo a spianare. Andiamo anche a fare così, addolciamo il terreno, andiamo a fare una bella stradina dritta che ci va a collegare qua giù, ecco qua. Andiamo a addolcire un pochino questa. Quindi la strada qui è semplicemente vicino a una roccia. Nulla di che. Questo vuol dire che qua noi possiamo andare a mettere una stradina pedonale che ci permetterà di tirare via questo pezzo di griglia esterna che è un po' problematico, diciamo. Qua andiamo a fare così e andiamo a riprenderla. Non è abbastanza, non c'è problema. Così e facciamolo direttamente in un colpo solo, allora. E a questo punto possiamo fare una cosa di questo genere. Un ponticello che ci va a collegare all'incrocio. Il collegamento qua non viene bene perché è in pendenza, quindi andremo a collegare semplicemente così, senza striscia pedonale. Ora, qua possiamo fare un miglioramento, sicuro. Possiamo fare così. E così. Perfetto, questo dovrebbe tagliare fuori qualunque eventuale problema. Ottimo. Ora, qua possiamo andare a prendere questo. E ora possiamo fare un po' di stradine qua dietro. Qua abbiamo a malapena lo spazio sufficiente. Quindi possiamo fare così. E abbiamo fatto il livello 2. Perfetto. Andiamo quindi a decorare con qualche alberello. Anzi, prima di decorare andiamo a mettere questo così. E adesso possiamo decorare. Andiamo a mettere qualche abete, tanto per cambiare. Non abbiamo strumenti per fare una linea di alberi, come era con le mod di Cities Skylines 1. Per cui dovremmo semplicemente metterle a mano. Non è nulla di complicato né problematico, neanche faticoso. Ci vuole soltanto un pizzico di pazienza. Ecco qua. E adesso è tempo di soddisfare un po' delle richieste, quindi andiamo a soddisfare un po' di queste casette.
qua possiamo soddisfarne un altro po'. Qua possiamo soddisfarne un pizzico. Qua possiamo soddisfarne un po'. Qua non voglio negozietti. Ok. Ora lui mi dice che c'è un po' di richiesta di casette a schiera. Quindi andiamo a fare come abbiamo fatto le altre volte. E andiamo a riempire le casette a schiera qua. Poi vuole un po' di negozietti. E noi gli andiamo a dare i negozietti. Ecco qua. Qui c'è la clinica. Quindi andiamo a mettere i negozietti di qua. Andiamo ad aggiungere un paio di casette a schiera che ho notato qua ci mancavano. E poi abbiamo di nuovo bisogno di industria. Quindi andiamo a fare. Qua abbiamo un pochino di una falda d'acqua. Io la lascio così. Ci faremo qualcosa di interessante più avanti, vedrete. E qua possiamo mettere giù un altro e fare tutto questo industria. Bene. Qua sta procedendo in modo fantastico. Qua voglio aggiungere qualche negozietto e qua una casetta. Qui andrò a mettere qualche alberello. Ecco qua. Ora, quest'angolo qua ha bisogno? Assolutamente sì. Voilà. Allora, abbiamo due punti qua, quindi è tempo di sbloccare quello che vi dicevo, e cioè il centro di riciclo. Perché? È importante perché va a smaltire i rifiuti trasformandoli in materiali per la città. Abbiamo sbloccato una villa popstar che andranno a darci soldi. Quindi possiamo andare a prendere il centro di riciclo e vedete che è un bel elemento, diciamo così. È abbastanza grande come edificio. Per cui in questo caso io conterei di fare una cosa di questo tipo. Allora, contiamo questo di spazio. Questo di spazio. Andiamo a levare questo. E ok. Qua. Poi facciamo così. Qua voglio mettere il centro di riciclo. E abbiamo già fatto il livello 3. Il centro di riciclo costa tanto ma ci dà una marea di esperienza. Ora, come vedete qua c'è qualche problema. Quindi dovremo avere un attimo di pazienza per sistemare le cose. Allora, qui va un po' in discesa se vedo bene, sì. Ok, quindi andiamo a spostarlo di nuovo per l'ennesima volta. Ci costa 180.000 spostarlo, non poco. Andiamo a prendere gli strumenti del terreno e andiamo a pianeggiare un po' quest'area. Non mi interessa avere una montagna. Ok, questo è stato un pelino troppo profondo, quindi non c'è problema, possiamo andare a prendere questo e fare così. Lì, lasceremo un arginello, dai. E andiamo comunque ad appiattire il resto. Perché sul piatto si lavora molto molto meglio. Ok, ora andiamo a rifare queste strade. Fatte bene questa volta.
quindi andiamo a... Perfetto, si è sparita da sola. Ok. Adesso possiamo eliminare direttamente tutta questa strada. Prendiamo il terreno. Ecco qua. Andiamo a collegare così. Così. E facciamo l'ultimo spostamento da 180.000. Abbiamo perso praticamente 1.000.000 a fare sto spostamento. Ma ce l'abbiamo fatta. Con tanta pazienza ce l'abbiamo fatta. Quindi quello che ci rimane da fare adesso è addolcire. Quest'area. Andiamo a far così e addolciamo questo. Questa discesa non la vado a appiattire. E adesso vi mostro anche perché. Andiamo a fare una strada. Che sale. E si connette qua sopra. Qui possiamo andare a fare un paio di nodi migliori. Ok. Facciamo una bella strada curva qua. Qua non è venuta perfetta, quindi per cambiare una strada, spostarla di un... proprio pochino. Andiamo a usare lo strumento di potenziamento e... andiamo a spostare proprio un pochino. Sembra che sia proprio però un problema della strada in questo caso, quindi temo che dovremo rifarla. Il potenziamento non è bastato. Ok. Adesso è messa bene. Vedete che le case a schiera in discesa non hanno un gran aspetto. Purtroppo. E infine andiamo quindi a collegare. Andiamo a far così. Ok. E andiamo a rifare questa strada che ha dei bordi strani. Ecco qua. Perfetto. Ci è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. E ora l'ultima cosa. Andiamo a prendere dalla rotonda una strada che vada qua sopra. Bene. Qua possiamo fare un altro pezzettino di quartiere. Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Signori, direi che per questo episodio abbiamo fatto tanto. L'ultima cosa che possiamo fare, anzi neanche, non la possiamo fare, quindi direi che l'episodio è finito proprio così. Spero che questa guida vi sia utile e vi stia piacendo, e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti.